Una corsa sfortunata. Dai, dai, presto! Guardate, alle astronavi non c'è coda! Possiamo salire subito! Aspettate! Prima voglio provare questo! Non penserete davvero che Andrea possa passare davanti a un palcoscenico senza salirci? Naturalmente no! Perfetto! Se stasera dovessi cantare mi sentirebbe tutto il parco! Ma fortunatamente sentiranno me! Non è così, paparone? Certo che è così, tesoro! La commissione da me presieduta ha deciso che tu canterai prima dei fuochi d'artificio di stasera! Se posso dirlo, una scelta tanto sorprendente quanto azzeccata, signor sindaco. Allora, buono spettacolo, Tania. Oh, grazie, Andrea. Ma prima farò un giro sulle montagne russe. Sono la star e posso provare tutte le attrazioni gratuitamente. Caspita, io di gratuito ho solo un hot dog. Fai poco lo spiritoso e lavora, babbuino. Ma scusa, hai già fatto due giri. Io posso fare tutti i giri che voglio e ne voglio fare un altro, è chiaro? Un altro! Un altro! Un altro! Un altro! Un altro! Un altro! Oh, c'è lo spettacolo! La protezione non si muove! È bloccata! Ehi! Sì, sì, lo so, un altro. Pronto? 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 Sì, sono Andrea, dimmi pure che c'è. Cosa? Davvero? Adesso? Ma certo che me la sento, arrivo subito! Eccovi, non vi trovavo più. Coraggio, muoviamoci, stanno per cominciare i fuochi d'artificio. La figlia del sindaco non può cantare, così Martin mi ha dato il tuo numero. Siamo nelle tue mani. Ottime mani, vedrà.